Buongiorno, buongiorno a tutti. In occasione di SPS Digital Days 2021, Sigmatech, azienda esperta in sistemi integrati di automazione, presenta soluzioni flessibili e smart. L'ingegner Gabriele Turconi, Business Development Manager dell'azienda, ce le propone. Prego. Buongiorno, grazie Antonella. Come prima cosa vorrei dire due parole su Sigmatech Italia, che è nata solamente l'anno scorso con la nostra filiale che ha ufficio a Torino. Il nostro team è un team che offre un servizio completo dalla consulenza tecnica alla vendita, dall'assistenza sul singolo prodotto alla messa in servizio di macchine e impianti per tutto il mercato italiano. Assieme a Sigma Motion, che è il nostro partner tecnologico e distributore esclusivo per il mercato italiano, offriamo corsi di formazione tecnica e sviluppo software, trasformando le esigenze del cliente in soluzioni su misura. In merito alle novità in termini di prodotti, invece oggi vi vorrei parlare della nuova generazione di servoazionamenti DS Drive MDD 2000 di Sigmatech, che porta con sé tre importanti novità: la dimensione, la sicurezza e la versatilità. La nuova generazione MDD 2000 di Sigmatech, infatti, combina elevate prestazioni di flessibilità per il controllo dei servomotori in un design estremamente compatto. Il suo sistema modulare multiasse è progettato con moduli a uno, a due o a tre assi di varie dimensioni e classi di potenza, fornisce già nel modello di base molte funzioni di sicurezza. Ma parliamo delle dimensioni. Il servosistema flessibile può funzionare sia come monofase che come trifase, quindi 230 o 480 a volta, sempre con uno, due o tre assi, ma sono anche integrate nello stesso modulo l'alimentatore, il filtro di potenza, la resistenza di frenatura e tutto questo in soli 75 mm di larghezza, 250 mm di altezza e 219 di profondità. Nella taglia 1 il servosistema raggiunge una potenza di 4 kW, vale a dire che per ogni canale possiamo erogare 5 A di corrente continuativa fino a un massimo di 15 A di corrente di picco, mentre la taglia 2, che è largo solamente 150 mm, possiamo raggiungere i 9 kW di potenza. Il sovraccarico del modulo è del 300% e i tempi di ciclo del controller, che sono di 62,5 microsecondi, conferiscono a questo nuovo driver prestazioni davvero eccellenti. Ma parliamo adesso della versatilità. La soluzione proposta da Sigmatech prevede due tipologie di moduli: il modulo combinato alimentatore più modulo asse, l'MDP 2000, e il modulo asse MDD 2000. Questo ci permette di poter scegliere fra una soluzione standalone e una soluzione di più servoazionamenti con un modulo alimentazione. Grazie a questa meccanica di connessione intelligente che vediamo nell'immagine, il tempo di installazione è molto ridotto e con la tecnologia Buying, BC Connection Block e Bus Connection Block, i moduli possono essere collegati rapidamente eliminando qualsiasi tipo di cablaggio. Inoltre, il Sigmatech ha scelto come interfaccia per il datore di posizione un Hyperface DSL che, grazie alla soluzione a cavo singolo, ci permette di risparmiare il tempo di cablaggio. Oltre a DSL, sono comunque supportati altri tipi di encoder, ENDA 2.1, ENDA 2.2, l'Hyperface, il Resolver, il BC e il Tamagawa. Ma il modulo MDD 2000 non finisce di stupire, in quanto anche sulla sicurezza la Sigmatech propone una soluzione all'avanguardia che ha, oltre ai soliti sistemi di sicurezza STO e Safe Stop, aggiunge il Safe Operation Stop, il Safe Brake Controller, nonché il Safe Limit Speed. E questo permette di arrivare a livelli di sicurezza SIL 3 PLE categoria 4. Possiamo quindi asserire che il nuovo modulo MDD 2000 è ultracompatto, modulare e sicuro. Ringrazio l'ingegner Turconi per la sua disponibilità e ricordo che i video di automazione oggi per SPS Digital Days li potrete trovare nel focus omonimo sul sito automazioneplus.it e in realtà aumentata sul supplemento dedicato alla manifestazione. Grazie a tutti.
Grazie Antonella, buongiorno.